Ok, vi sto parlando dal mio letto e magari non è una delle intro migliori e questo non è uno degli outfit e diciamo non è una delle condizioni migliori. Allora, sono tornato da poco dal collegio abbandonato insieme a Simone, mi sono docciato, mi sono messo comodo e sto appunto editando questo video, vorrei farlo con meno tagli possibili per far capire proprio la trasparenza del video. Allora, ricordate Cornelio, il signore senza tetto che abbiamo incontrato nell'esplorazione notturna con Alessio e Urbex Ghost al collegio? Noi siamo tornati oggi, questa sera, siamo stati un totale di 2 ore ad aspettarlo. Poi, nel momento in cui siamo andati via perché pensavamo non arrivasse più, l'abbiamo beccato proprio per strada. Quindi siamo tornati, l'abbiamo incontrato, gli abbiamo dato da mangiare perché abbiamo portato un po' di cibo per lui e niente, non voglio spoilerarvi altro, quindi godetevi questo video, fatemi sapere sotto nei commenti in quale altro modo possiamo aiutarlo e niente, dai. Aspetta, aspetta, prima di iniziare ci tenevo a ricordarti una cosa. Nei video di Scheggia non vengono recati danni ai luoghi esplorati, ma soprattutto non viene forzata alcuna entrata. Quindi stai sereno e goditi il video. Allora ragazzi, ci siamo, scusate la bassa risoluzione, ma sto da telefono. Abbiamo portato un po' di cose da mangiare al signor Cornelio, che ce l'ha anche lui dentro lo zaino. E niente, adesso vediamo se è in casa. Sperando di niente. E qua, di qua. Allora. Ovviamente noi vediamo di notte, quindi non fa ancora più tanto che sicuramente così, dopo di notte, si diviene. No, Francis, ancora no. Okay. No. Ragazzi, questo è appunto dove lui dorme. Allora, ragazzi, bella, siamo usciti. Spiega prima perché cazzo siamo usciti. Allora, siamo usciti perché c'erano dei rumori e non era Cornelio sicuro. Si era fatto tardi, siamo stati lì quasi 2 ore ad aspettarlo e non era arrivato. Dalle clip del suo video si può vedere che noi diamo aggiornamenti del video e lo stavamo aspettando. Adesso, proprio perché ce ne stavamo andando per strada, abbiamo visto qualcuno e effettivamente A è quanto lui. pare è lui, raga, a quanto pare è lui. Sì, allora eccoci. Eccolo lì, ragazzi. Ecco Cornelio, l'abbiamo proprio beccato qui e sta andando esattamente verso il collegio. Io Quindi direi di fare una cosa, mi adesso aspettiamo sbrigo un me attimo. ne ando, me ne, e vado subito là davanti. Vai subito davanti al collegio. Eccolo qua, ragazzi. Siamo tornati con la macchina, siamo qui alla parte esterna del collegio. Abbiamo visto appunto Cornelio per la strada, come potete vedere dalle clip. Il nostro piano è farci trovare qui, ovviamente farmi riconoscere perché potrebbe pensare che siamo due vandali o qualcosa del Esattamente. genere. E appunto poi dargli tutto il cibo che abbiamo raccolto e parlarci un attimo di un amico di Simone. Che potrebbe dargli un aiuto in ambito lavorativo, in campo edilizia. Sono molto contento perché se così dovesse essere, dare una mano sempre al prossimo, raga. La sostanza di questo video non è copiare la gente, la sostanza di questo video è dare una mano sempre al prossimo. Se beccate una persona, dategli una mano, perché se stai in un posto così, le disgrazie ne ha passate tante, se no non penso che stava là. Questo è il senso del video. Ci vediamo tra un attimo. Allora ragazzi, credo che sia entrato da qualche altra parte. Prendo un attimo il cibo. Ora lo cerchiamo ragazzi perché è impossibile che ancora non arriva. Sicuramente è entrato da un'altra parte. Sperando insomma di trovarlo. Questa. Sì, bro, mi sa di sì, sicuramente. Sì.
Sì, 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 sì. Ci sta, ci sta. Finito? Corneliu! Sì! Ti ricordi di me? Sì! Ciao, come stai? Bene! Guarda! Bene, bene! È permesso? Come no? Entriamo un attimo! Ciao! Ciao! Buonasera! Come sta? Come stai? Preparo qualcosa da mangiare! Guarda, allora! Ti siamo venuti a portare noi qualcosa da mangiare! Ti abbiamo portato un po' di cose da mangiare! Da mangiare, da bere. Pizza, acqua, biscotti e poi che c'era? Una mascherina e il gel disinfettante. Ti ringrazio. Ma non devi ringraziarci, guarda, devo dire anche un'altra cosa. C'è un mio amico. Dimmi. Allora, noi facciamo un video di posti abbandonati, ok? Noi facciamo vedere i posti abbandonati, ok? Un mio amico ha visto il video e vuole darti una mano in ambito lavorativo. Vuole farti venire a lavorare con lui in ambito edilizia. Lui vorrebbe incontrarti, solo che non sapendo come possiamo, infatti noi stavamo qua al posto dalle 9.50 e non ti abbiamo visto. No, se tu ci sei venerdì se ci sei qui, faccio venire il mio amico qua, così ci puoi parlare e ti dà una mano in ambito lavorativo, io posso essere più che contento, guarda. Senti, è una vita in più che sappiamo, guarda. Io sto così. No, noi appunto sapevamo che stavi così e quindi abbiamo deciso di portarti qualcosa da mangiare. Cioè, quindi questo nostro amico che ti vorrebbe offrire un lavoro, ti ci devi solo incontrare. Tutto qua. Se tu ci sei venerdì pomeriggio qui, io sento questo mio amico e veniamo qua. Per te va bene? Sì, sì. Lui ti fa lavorare. Perché io ci sono tutto pulito, io non ce l'ho paura. No, io no, no, tutto... mica per quello. No, no, no. Intanto se tu ci sei, perché sennò se fate diciamo un viaggio a vuoto, capito? Prima abbiamo arrivato adesso, ho fatto un po' di pulizia, dopo ho chiesto questa. Vabbè, fai bene, fai bene. Quindi ecco, insomma, la morale è questo amico mio, ha visto il video, vorrebbe darti una mano. Vorrebbe darti una mano, lui c'ha l'edilizia. La tua azienda, ok? E lui vuole farti venire a lavorare con lui, proprio per darti una mano. Tutto qua, ecco. Sì, e sì. Sono contento che se vai con lui, e comunque, sì, ecco, sì. Pure questo piccolo pensierino. Io stavo qua, tutto tranquillo, tutto... Prima io mi vado, mi lavo, tutto, ho pulito quello al bagno, mi vado al bagno. Per il momento fai bene, l'importante è quello. Adesso noi siamo più che contenti, guarda. Noi siamo contenti che ti abbiamo portato. Ti ripeto, c'hai la. Guarda, io pure la parecchina, pure a tutto, pulisco per terra, tutto. Sì, ma infatti si vede, è molto molto pulito. Guarda, è molto pulito. È molto pulito. Noi, io ti ripeto, abbiamo portato la pizza, i biscotti, due bottiglie d'acqua. C'hai un'altra mascherina là, è nuova, è incartata. Ti ringrazio. Ma dica, ma non devi ringraziare, ma stai tranquillo, stai tranquillo. Sta tutto là, tutto tuo. Ma dica, ma non ti stai preoccupando. Insomma, tu venerdì ci sei, mi rivedrai a me con questo mio amico, va bene? E parlerete voi, insomma, se ci sei venerdì sera, non lo so, dimmi tu. Se sai dove, cioè tu di solito in quel posto... Ma che ora, venerdì? Il pomeriggio ci sarebbe, mi ha detto, però posso anche provare a sentirlo pure sul tardi. Venerdì sera tardi, più che altro mi devi dire te se ci sei, dove ti posso trovare. Stop. Tu stai qua, a posto, perfetto, allora sarò io che verrò. No, per voi io aspetto qua. Perfetto. Va bene. Perfetto. Va bene. Per voi io non muovo più venerdì, perché io... Che sto qua. Ok, perfetto. Allora venerdì troverai lui. Anche io e quest'altro nostro amico che ci dà una mano. Va bene? Io sono più che contento, guarda, dico la verità, sono più che contento. Io non ti ho avuto il piacere di conoscerti l'altra volta, però visto che sei una bravissima persona e merita altrettanto di essere aiutato. Ma dica. Per il momento ci sto un po'. Come si dice? Un po'. Un periodo un po' bruttino. Sì. Vabbè. Faccio una domanda, perché... ma tu lavori adesso? No. Non lavori? Okay. Va bene, tempo al tempo e cambierà tutto, guarda, questa tranquillo veramente. Cercheremo di... ci sta abituato, ce l'ho mangiare, ci sta... ha preso la bombola, ha preso questa piccolina per scaldare un po' a mangiare. Fai bene, guarda, sono contento, là ci trovi tutto quanto, poi nei giorni successivi ti riporteremo sempre da mangiare.
Se ti troviamo, te lo veniamo a portare qui, che ci fa tutto il piacere. Se no, ti portiamo tutto e te lo lasciamo qua fuori, insomma. Te lasciamo tutto qua fuori. Una qualsiasi cosa, siamo noi che comunque te lo lasciamo. A noi ci fa più del piacere. Guarda, perché io non chiudo, io non ce l'ho paura di nessuno, io non rubo. Io non ce l'ho paura. No, guarda, vai tranquillo. Si vede che sei una bravissima persona, altrettanto meriti aiuto, guarda, veramente. Puoi stare tranquillo su questo. Se eri una cattiva persona non ti avrei detto della dico la verità. Puoi stare tranquillo, mi fa solo che piacere. Quindi, ecco, l'importante è questo, mo che stai bene, ti abbiamo portato questo. Quando veniamo ti portiamo altro, viene questo amico nostro. Insomma, ti diamo una mano, sì, ti aiutiamo, senza problemi. Io sotto un abitato 8 anni. Quando ho venduto quella casa, io ho stato male. Perché c'era tutto qua. Qua c'era tutti i boschi, ho cominciato a pulire un po'. Adesso ho fatto una cosa di... Fine prendo una casa, sto qua. La candelina. Veramente fai bene. Tutto pulito, come vado, è tutto pulito e si vede. Guarda, si vede che è tutto pulito. L'hai fatto veramente bene. E niente, noi adesso andiamo, è stato un piacere intanto averti conosciuto. Ci vediamo in questi giorni. E venerdì appunto ci sarà pure questo amico mio e ti parlerà, che lui è capo di questa azienda, e se ti dà una mano sono più che contento, guarda, veramente. Va bene. Venerdì torniamo noi. Io non ce l'ho niente. Ma stai tranquillo, tranquillo. Tranquillo. Io adesso sono arrivato, preparo. Guarda, noi stiamo qua dalle 9.50 dall'altra entrata. Non ti abbiamo visto e verso le 11.40 siamo andati via. Ti abbiamo visto per la via della stazione, del campo sportivo. Ti abbiamo visto là, ora siamo tornati subito. No, qua. Lo sai una cosa? Io entro direttamente dal guardrail. Ok, lui è entrato qua, ecco perché. Ok, tutto chiaro, tutto chiaro. Tanto noi se rifaremo sempre il giro, ripeto, se ti portiamo altra roba, sicuramente se ci sei ci fa piacere, facciamo una chiacchierata e te la portiamo qua, se no ci vediamo qua direttamente e te la lasciamo qua. Sì, ma pure io questa è aperta. Perfetto. Io non lo chiedo perché io non rubo. Guarda, non ce l'ho. Io in primis, altrettanto lui, non ci permetteremo mai di entrare, ok? Tranquillo. Non ci permetteremo mai, quindi se a qualsiasi cosa te la lasciamo qua fuori. No, tranquillo, posso metti qua. Va bene. Perfetto, grazie tante. Guarda, io ti faccio intanto un augurio di Buon Natale. Buon Natale a tutti. Buon Natale. Ci vediamo questi giorni e ci vediamo venerdì, va bene? Va bene. Ciao, grazie. Buonanotte. Ciao. Ciao, Ernesto.